Primo passo, capire se ti piace questo sport, noleggio. Secondo passo, sì, mi piace, quindi per un anno puoi farlo. Comprare la scarpa, casco e maschera e poi comprarsi tutto pian piano. Questo è il discorso. La cosa più sicura da fare, senza fare del fai da te, che adesso sento molti che dicono guarda internet, c'è scritto tutto su internet, compri, devi fare un lavoro dal professionista, come la macchina la porti dal meccanico, come quando c'hai una carne nel dente vai dal dentista, lo sì, siccome è un oggetto semplice, come anche manutenzione, ma pericoloso nello stesso tempo, perché ti attacchi al tuo corpo sull'unico attrezzo che è l'attacco, bisogna che tu lo porti a un professionista. Perché è importante tenerlo così curato? Che rischi ci sono? Che cosa ti può succedere sulla neve con uno sci? Guarda, ti può succedere di tutto, cioè non è che ti succeda grandi cose, però basta una volta, cioè mettiamo, facciamo il sotto dello sci, quindi solete lamina. Io ti posso far vedere uno sci che mi hanno portato in condizioni pessime, quello sci non si può mai attaccare sulla neve, non potrà mai scorrere, perché le lamine, siccome noi dal momento che lo prendiamo preparato e non facciamo niente ma lo mettiamo sulla stessa neve, anche se non ci corriamo sopra, la lamina ha delle porosità e quindi l'umidità va all'interno e ti forma la ruggine, quindi lo sci non corre più perché la soletta intanto si bagna e forma i peli e non corre e non si frema più perché la lamina viene coperta dalla ruggine. Se tu sci tutto l'anno e porti lo sci in cantina, quello sci o in garage è da fare, cioè oggi prendi lo sci, lo guardi, lo sci dice è da preparare, mentre d'estate, che sarebbe ancora più corretto portarlo, cioè quando tu finisci di sciare dovresti portarlo, perché io ti faccio tutta la preparazione e ti lasciamo la sciolina sopra che ti fa una patina di protezione sia per la suola che per le lamine. Se devo scegliere uno sci usato? Quello che devi controllare è lo spessore della lamina, quindi la lamina, che è la vita dello sci quando è nuova, ha un certo tipo di spessore, sia in larghezza che in profondità. Tu controlli quella, se tu la vedi molto fine sia da una parte che dall'altra, vuol dire che lo sci l'hanno mangiato molte volte, quindi sia nella parte della soletta e quindi dall'alto verso il basso, sia dalla parte laterale, dall'esterno verso l'interno per fare le lamine. E quindi a quel punto, se la suola e la lamina, cioè scusa, se la lamina è molto vicina, molto fine, è uno sci che tu non devi acquistare. Le prime due cose che devi comprare tassativamente tuo sono scarpone, che è una cosa molto intima e molto personale, a parte l'igiene, ma comunque è, se stai bene una scarpa, dopo a sciare ci vai volentieri, se ti fa male invece no. Se vai a noleggio, per tanti motivi ti farà sempre male, se vai in un centro tecnico ti vendono la scarpa, stai bene e compri la scarpa. Primo budget. Secondo budget, protezione, casco. Casco obbligatorio, protezione totale per che ti salva delle volte anche la vita, anche solo entrare in una baita, scivoli, cadi per terra, batti la testa, non è la prima volta che uno si fa molto male. Questi sono i due suggerimenti. Lo sci è cieco, non legge l'età, non legge il sesso, ma leggi i chili, quindi tu se pesi 50 kg hai bisogno di un prodotto, se pesi 100 kg hai bisogno di un altro tipo di prodotto. Lo sci per la donna a livello principiante deve basculare sui 200-250 euro, poi logico si trova anche qualcosa meno, però io lo dico evitate perché il prodotto è iniettato, noi ti diamo sempre dei prodotti interni in legno. La scarpa per la donna costa dai 150 ai 220, l'uomo
deve spendere un po' di più, quindi ci attacchiamo a una cifra superiore, dai 280-300 fino ai 350 da principiante. Questo parliamo uno che si avvicina la prima volta dopo che ha già fatto delle prove, che dice io vado a fare questo sport. E la scarpa si deve attaccare un po' più su, deve spendere dai 240-280 euro, questo è il suo prodotto.